La vittoria Caron ha interrotto una striscia negativa importante dell'Imperia, dando forse l'inizio di un nuovo miniciclo che deve portare i nerazzurri fuori dalla zona pericolo. Il primo banco di prova, Pont Donnaz, che naviga nelle candide acque dell'alta classifica ed è imbattuto da 5 turni. Il buon momento di forma degli ospiti è testimoniato anche da un inizio di gara in cui la prima occasione è per Gulli, dopo che la sfera attraversa tutta l'area imperese col tiro del numero 4 che viene disinnescato da Bova. Sono però le prove del gol per il centrocampista goleador, che al minuto 37 ci prova dalla distanza. Il tiro non è fortissimo ma è angolato e il Pont Donnaz va sopra con un'altra rete del classe 2003 alla mezz'ora. Un infortunio costringe Ascoli a buttare nella mischia l'ultimo arrivato, Fabio Rosati, il numero 18. Ci mette un minuto a diventare protagonista quando Cappelluzzo coglie il pallo sulla respinta. Il tocco decisivo è proprio quello del giocatore appena entrato, che però pochi minuti dopo deve anch'esso lasciare il campo. Il finale di frazione è frizzante perché ci prova l'Imperia con un colpo di testa di Cappelluzzo che termina alto di poco a chiudere in avanti. Sono però gli ospiti con la doppia occasione per De Cerchio, la prima salvata sulla linea, la seconda da un grande intervento di Bova. L'acrobazia di Vesi che termina lato è l'ultimissima immagine dei primi 45 minuti. La ripresa non sarà meno emozionante. Il velentario tentativo di Coppola è solo l'aprita del fuoco, cui risponde prontamente Vesi con un colpo di testa che termina sulla rete alta della porta imperiese. Beffardo, un'altra punizione di Coppola al quarto d'ora, ma ancor più beffardo è il destro di Tassi dal limite al minuto 24. La sfera picchia per terra e forse inganna Bova. Il Pont Donnaz va di nuovo sopra con la giocata del numero 5. Padrone di casa si butta in avanti al 26esimo. Primo rigore reclamato dallo Sasso, poi ci prova Mistretta in girata ma la sfera termina in curva. Il Pont Donnaz spreca in contropiede con Gaeta che letteralmente colpisce al corpo Bova al minuto 36. Secondo rigore reclamato dagli uomini di Ascoli per un atterrimento di Mistretta. Ascoli che ne fa le spese e viene allontanato dalla panchina dal signor Macorin, l'arbitro friulano. Però al terzo reclamo concede il tiro dagli 11 metri per un fallo su Giglio. Giglio che dal dischetto è glaciale realizza la rete del 2-2, risultato che si rivelerà quello definitivo perché sul taccuino del nostro Fabio Molinari ci ha notato solo l'ennesima punizione di Coppola che fa la barba alla traversa. Finisce così al ciccione col secondo risultato utile per l'Imperia, il sesto per il Pont Donnaz. Nerazzurri che nell'infrasettimanale prenatalizio si giocheranno un pezzo di salvezza in casa del Fossano.